Siamo in Valtidone, in un territorio molto fortunato che ha a monte una diga, quindi 8 milioni di metri cubi d'acqua, con la possibilità, oltre di avere una bella scorta d'acqua, anche di produrre energia. A valle di questo territorio c'è un impianto di sollevamento a Po, che quindi garantisce, anche quando ci sia mancanza in diga, di poter approvvigionare questo bellissimo areale. Qua sono tra i terreni più fertili della provincia ed è naturalmente fondamentale l'apporto del consorzio, perché ci sono le falde molto profonde. Quindi, se il consorzio non riesce a dare una soddisfazione dal punto di vista dell'acqua di superficie, quindi Po e diga, questo territorio è in sofferenza. Quest'anno, devo dire, abbiamo finalmente potuto effettuare il collaudo della diga, il che significa che la diga è piena e quindi ha massima capacità di invaso. La potenzialità produttiva di questo territorio è al riparo e devo dire finalmente una buona notizia per questo areale. La mia azienda è a conduzione zootecnica. Si sviluppa all'incirca su 175 ettari. Vengono prodotti mais da insilato, frumento, prati e erbe mediche, tutto dedicato all'azienda agricola. Le mie fonti irrigue è acqua proveniente dalla diga del Mulato e in alcuni casi, in base della stagione, utilizziamo anche acqua proveniente dal Po. Le ultime due annate sono state decisamente molto critiche, in quanto la diga era bassa di volume a causa anche della scarsità delle piogge. Fortunatamente siamo in una zona dove è stato possibile anche sfruttare le condotte derivanti dal Po, che ci ha permesso di comunque mantenere tutte le nostre colture. Si può ben capire come tutto giri attorno a un sistema di filiera. Il mais viene prodotto grazie all'acqua, l'acqua mi permette appunto di sviluppare tutte le mie colture, che poi saranno destinate alla trasformazione di un prodotto DOP. Abito a Mattuziano, un'azienda agricola nel comune di Borgonovo, produco esplicitamente pomodori, cipolle e grano, sono le cose principali. Le fonti irrigue è il consorzio di bonifica, noi non abbiamo nessun pozzo, perciò noi dipendiamo completamente dal consorzio di bonifica. Noi il pomodoro, se tu non irrighi, è fatto lì che cicca, perciò quello lì diventa un prodotto da scartare, perché la cosa che fa più paura agli industriali è il ritiro del pomodoro, che abbia il pomodoro della cicca. La cicca è fatta principalmente da chi non ha irrigato, non ha potuto irrigare. La mia azienda è un'azienda relativamente giovane, con una superficie totale di 35 ettari, totalmente biologica. I prodotti locali più comuni della nostra zona, che sono pomodoro da industria, fagiolo, aglio, cipolla e zucca. Ci sono delle annate che in cui piove talmente tanto che tu non riesci neanche a entrare con la trapiantatrice. Arrivi poi in un'altra annata in cui devi tirare fino il rotolone per dover irrigare e poi trapiantare. L'importanza di avere uno stoccaggio dell'acqua è che ti permette comunque di riuscire a gestire meglio il tuo ciclo. Ti permette di comunque riuscire a intervenire nei momenti più importanti. Secondo me avremo bisogno di più aiuti proprio per la creazione di queste vasche. Siamo a Sarmato, in provincia di Piacenza, produciamo questo campo di pisello, facciamo anche pomodoro, mais per gli animali, colture foraggere, eccetera. L'acqua che meno male il consorzio è riuscito a darci arrivava quasi tutta da sollevamento Po e il costo è stato importante, diciamo. È sempre minore del non averla. Avere la disponibilità dell'acqua negli anni ha un'importanza a livello strategico. Lo sviluppo dell'azienda ricade su tutto, ricade sui miei clienti, ricade sui miei dipendenti, su quelli che avrò in futuro, tutto il resto. Cioè, se non sta in piedi, diciamo così, un prodotto, una coltura, decade tutto quello che viene dopo. Grande nota invece dolente è quella del Trebbia, che rimane sempre sguarnita di opere di stoccaggio dell'acqua, per cui non abbiamo dighe, non abbiamo invasi, abbiamo visto delle piene che probabilmente sarebbero sufficienti per 10 anni di irrigazione, invece l'abbiamo consumata e regalata al mare. Quindi rimane questa amarezza che dovrà essere colmata con opere. Non pretendiamo dighe, probabilmente dovremmo organizzare laghi o impianti di questo genere, ma è urgentissimo che ci occupiamo di questo areale.